Diventano 6, anche Panucci, la battuta in mezzo, colpo di testa, 1-0 Roma! E c'è sempre il suo marchio, Cristian Panucci, Roma in vantaggio, sotto la Sud, Cristian Panucci. Sì, grandissima palla messa da Chivu, tesa al punto giusto, e quelli sono quei classici palloni che basta che li tocchi poi diventano insidiosissimi, e così è stato. Oltretutto è stato effettuato da Panucci, che ormai è una, ha un'abitudine particolare a... alla rete e soprattutto all'inserimento di testa. È il terzo gol in campionato, è il quinto gol stagionale per Cristian Panucci, il modo migliore per celebrare il rinnovo di contratto fino al 2009, un atto d'amore sicuramente, al di là del fatto che insomma Panucci è ben pagato, ma ha rinunciato in pratica. 5 saltatori al centro dell'area di rigore, ovviamente non dà, sono saliti Cuffour e Panucci, gli specialisti, è salito anche Mexès e poi c'è De Rossi. Tutti gli altri sono dietro, la battuta in mezzo, si va a cercare Cuffour, colpo di testa, pallone in testa, rete, 2-1, Mexès, e la Roma torna in vantaggio al 91esimo. Sì, grandissima iniziativa e grandissima intuizione di Cuffour, che non ha colpito il pallone per indirizzarlo in porta, ma aveva visto dei giocatori della sua squadra liberi dall'altra parte della porta, e ha servito Mexès, che è arrivato in corsa e di testa la scaraventata di... 46 minuti, 15 secondi, è una partita che non finisce mai. Mexès riporta la Roma davanti, riporta la Roma in vantaggio. Adesso Lascoli avrà a disposizione 4 minuti e mezzo con l'uomo in più per provare a rimettere le cose a posto da quello che è il suo punto di vista. Hai visto la reazione di Spalletti, è un gol importantissimo anche sul piano psicologico dopo una partita condotta, almeno dal punto di vista del punteggio, per lunghi tratti, mentre qui Francesco Totti continua a vivere la partita in maniera non plateale, apparentemente molto tranquilla, ma sa che questi 3 punti servirebbero davvero alla sua Roma.